Vi è mai capitato di scordarvi di bere, e intendo acqua, non alcol? A me capitava costantemente, c'erano giornate in cui bevevo magari un piccolo sorso d'acqua e poi tiravo fino al giorno dopo senza bere assolutamente più nulla. E dire che non mangio neanche tantissima frutta e tantissima verdura, quindi l'acqua non so da dove la tiravo fuori. Qualche mese fa mi sono finalmente detta che bere è assolutamente utile e ho voluto cercare di cambiare questa piccola cosa che, anche se a me non dava problemi, attualmente magari me ne darebbe in futuro. Avevo provato qualche applicazione sul cellulare che ti ricordava quando dovevi bere, però sfortunatamente mi ritrovavo a spegnerla e a scordarmi. Poi avevo provato a mettermi semplicemente una bottiglia d'acqua davanti, di fianco al mio PC. Il problema è che a un certo punto quella bottiglia d'acqua diventava parte dell'arredamento, mi scordavo che c'era e comunque non bevevo. Quindi alla fine mi sono decisa a provare Olla, che è questo piccolo aggeggino che ti ricorda di bere. Questo, tra l'altro, senza voler fare sponsor alla marca, che non so neanche che marca sia, è la bottiglia che io sto utilizzando da questa mattina ed è già quasi finita, incredibile. Olla è questo piccolo aggeggino, molto silenzioso, quindi non dà fastidio, è fatto per chi ha magari un lavoro molto sedentario, tipo segretari, lavori di grafica, il PC, insomma, lavori più o meno da scrivania. Ed è fatto apposta per non disturbare gli altri lavoratori attorno a voi. Questo semplicemente perché Olla vi ricorda di bere con un piccolo lampeggio, quindi non ci sono suoni, non fa beep fastidiosissimi, non disturba gli altri, ma se ve la tenete davanti messa alla vostra bottiglia d'acqua, dopo un tot di minuti inizierà a lampeggiare per ricordarvi che dovete bere. Generalmente lampeggia ogni 30-40 minuti. Questo aggeggino secondo me è fantastico e mi sto trovando veramente bene, adesso lo uso ormai da qualche mese. Ha un buon sensore di prossimità ed è fatta in modo che quando trova tutte le luci spente si metta in stand by da sola fino a che non si accenderà una luce. Questo punto secondo me sarebbe un pochino da rivedere, perché il sensore di prossimità che ha non va di pari passo con il sensore che vede la luce. Se io ad esempio mi metto al PC però tengo le tapparelle abbassate perché magari sono l'unica sveglia, Olla non si accorge che io sono lì vicino, ma deve aspettare che io alzi le tapparelle o accenda la luce per rilevare che io sono nelle vicinanze e quindi attivarsi cominciando a lampeggiare. È una piccola cosa che secondo me dovrebbero programmare meglio. In ogni caso, personalmente mi sono trovata veramente bene e mi sto trovando veramente bene. Tra l'altro funziona a batterie, non è ricaricabile, ma ha semplicemente una batteria che dovrebbe avere una durata di 6 mesi. Io ai 6 mesi non ci sono ancora arrivata, quindi non posso ancora dirvi nulla su questa cosa, però magari vi terrò informati su Instagram a riguardo se volete. Fatto sta che per me ha funzionato alla grande. Io mi rendo tantissimo conto della differenza che c'è quando io sono a casa e uso Olla e quando magari sono via per qualche giorno e non la uso. Sicuramente questa piccola cosina lampeggiante che ti ricorda di bere ti ricorda a tutti gli effetti di bere. Se avete problemi come me e vi scordate di farlo, secondo me è utilissimo, valutatelo. Qui sotto vi lascio il loro link ufficiale. Un'altra piccola cosa che tengo a dirvi è che Olla attualmente è fatta per chi ha un lavoro sedentario, ha un sensore che capisce quando la bottiglia si muove e di conseguenza se voi ve la portaste tipo in borsa, ecco appunto si è accesa, ha captato il movimento della bottiglia, se voi ve la portaste in borsa la bottiglia verrebbe sballottolata di continuo e Olla non si farebbe più viva perché penserebbe che state continuamente bevendo. Quindi secondo me è una cosa da valutare tantissimo e perfetta per chi fa lavori molto sedentari e può tenersi la bottiglia a portata d'occhio. Il costo, se non ricordo male, dovrebbe essere sui 20 euro, proprio perché ha tutte queste cose incluse, non è semplicemente una lucina lampeggiante con un timer, ma ha il sensore di prossimità, ha il sensore della luce, ha il sensore del movimento e secondo me vale i soldi che costa. Ogni tanto, tra l'altro, troverete anche degli sconti sul loro sito ufficiale e sul loro sito ufficiale troverete un sacco di modelli. Io adesso ho preso questo che è verde acqua, ma ci sono tantissimi modelli anche con sopra dei disegni, ce ne sono coi cani, coi gatti, quelli sono un po' ad edizione limitata, però ce ne sono tantissimi. Qui sotto comunque vi lascio il link, così andate a vederli tutti, potete vedere il costo, eventuali sconti, quanto costa la spedizione. Tra l'altro vi lascio qui sotto anche il sito da cui l'ho preso io, perché non l'ho presa dal sito ufficiale ma l'ho presa da un sito italiano che li rivendeva, con cui tra l'altro mi sono trovata molto molto bene, sia con l'assistenza perché
purtroppo ho avuto problemi dovuti al corriere, sia con l'ordine in sé e tutto il resto. Fatemi sapere se conoscevate Ulla, fatemi sapere se avete intenzione di consigliarla a qualcuno, se conoscete qualcuno che si scorda di bere. Io la piccola Ulla, quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao a tutti!